La giunta regionale ha firmato la prima ordinanza anti-Covid che prevede nuove strette anche nel mondo della scuola. Da domani, sabato 24 ottobre, prenderà il via la didattica a distanza al 50% per il triennio delle superiori. Nessuno stoppa le lezioni in presenza, ma la didattica a distanza al 50% per le classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori diventa obbligatoria. L'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli, la numero 39 del 2020, avrà valenza fino al 15 novembre. La Regione poi si regolerà di conseguenza. Non sono esclusi altri provvedimenti restrittivi in futuro. Tutto dipenderà dall'andamento della curva dei contagi. Lezione in presenza dunque per tutti gli altri istituti, dalla materna alle prime due classi delle superiori. Altra stretta, quella che riguarda il trasporto pubblico locale. La nuova ordinanza prevede una riduzione della capienza degli autobus dall'80 al 60% per scongiurare gli assembramenti. Misure accolte con favore dal preside del liceo scientifico Marconi Riccardo Rossini, nonché presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. La didattica a distanza non può avere ovviamente la stessa valenza della didattica in presenza, ma siamo in una situazione alquanto critica. Il distanziamento sociale anche all'interno della scuola, quindi riducendo ad esempio del 50% appunto gli studenti presenti in ogni istituto, sicuramente contribuirà a ridurre il rischio e a rallentare il contagio. Questo siamo piuttosto convinti. C'è il rischio che qualcuno rimanga senza supporto tecnologico? A noi ad esempio come liceo scientifico sì, abbiamo acquistato dei server con delle SIM che possono essere portati direttamente al soggetto che ne ha bisogno. Sono dei mini server, degli hub praticamente per la rete, al quale la famiglia può accedere, collegarsi alla rete e con quello, anche se la sua connessione è scarsa oppure non ce l'ha, con quello può fare didattica a distanza. Sappiamo che dal prossimo martedì anche i pullman viaggeranno al 60%, quindi si modificheranno probabilmente le tratte. Adesso dovremo parlare con loro, parlare con le aziende dei trasporti, capire come si modificherà il loro servizio.